Benvenuto Nicolas, intanto ti chiedo di farci capire com'è nata la trattativa dell'Empoli e perché hai scelto Empoli. Allora, è nata perché mi volevano tanto, cioè, ho sentito il direttore sportivo, poi ho parlato anche con il mister, quindi sapevo che è una piazza importante, che vuole sempre giocare bene, che vuole giocare a calcio e per me è fondamentale. E quindi per me il step giusto di fare un progresso in avanti, quindi sono molto felice e contento di essere qui e di far bene, darò tutto sicuramente, sono davvero felice. C'è stato anche un blitz a casa tua a Lucerna del direttore sportivo con il team manager, te l'aspettavi di trovarteli sotto casa? E se ha avuto un peso poi nella tua scelta questa decisione di venire proprio a parlarti di persona? Certo, per me era molto importante di vedere anche che loro mi vogliono veramente e ci siamo trovati quasi a casa mia, quindi per me era un segnale forte che c'è una società che mi vuole, che posso far bene, e quello era sicuramente qualcosa che mi ha fatto vedere che qua posso far bene, e qua ci sono gente che stanno dietro me. Ciao, buongiorno. Volevo sapere questo, tu hai un ruolo, no? Specifico nel campo, ma il tuo ruolo è intercambiabile anche in altri, a seconda delle esigenze, di quelle che saranno le esigenze del mister, di quella che è la squadra che ti sei venuto a trovare? Io sono a casa al centrocampo, quindi tutti i ruoli nel centrocampo le posso fare, so fare, e dopo decide il mister ovviamente dove giocherò, però sicuramente al centrocampo. E quali sono i tuoi obiettivi personali qui a Empoli? I personali sono sempre gli stessi, io vorrei fare il prossimo step, io vorrei migliorarmi ogni giorno, e quindi saranno questi gli obiettivi, di far bene e anche di lavorare duro. E poi gli obiettivi personali, anche dopo vedo un po' come va la stagione e poi si vedrà cosa succederà. Senti, ieri ti sei già presentato in campo, no? Con questa partita giocata dopo due allenamenti in gruppo, anche piuttosto bene, almeno ritengo personalmente. Te che sensazione hai avuto? Cioè, ti trovi già bene nell'ingranaggio? Ti sembra una squadra che può esaltare le tue qualità? Insomma, proprio le tue sensazioni dopo il debutto. Allora, la sensazione era che c'è un gruppo che lavora, che ha l'atteggiamento giusto e dà anche i sacrifici. Poi sinceramente mi è piaciuto tanto, perché noi volevamo giocare a calcio, anche loro ci hanno pressato, però abbiamo provato di giocare, e quello per me è l'atteggiamento giusto, di anche il coraggio di sbagliare, di fare gli errori, però dopo di continuare. E quindi mi trovo molto bene, e questo è il mio calcio, di avere i palloni tra i piedi, e quindi un buon primo impressione. Quindi squadra nuova e mister nuovo, come si sta relazionando con il nuovo mister, se le sue, diciamo, modalità di gioco e di abitudine possono essere comprese? No, allora, prima che ho firmato qua a Empoli abbiamo già un po' parlato insieme, come la sua idea, io li conoscevo già da Venezia, e noi siamo d'accordo, perché si vede in campo, quindi queste sono le settimane che devo ancora un po' capire la squadra, come funziona tutto qua, e anche il mister, le sue idee le devi imparare, sono pronto per questo, sono aperto per prendere le idee, però no, sto molto bene qua. L'ultima cosa, sabato arriva il Monza, si fa subito sul serio con la grande favorita del campionato, hanno preso Boateng, chiunque.
Che tipo di partita ti aspetti, se ti aspetti di essere della partita? Io mi aspetto una partita tosta con un avversario che sicuramente c'ha qualità, però noi stiamo a casa, non vogliamo nasconderci, perché anche noi siamo un grande gruppo e lo vogliamo dimostrare. E poi allora il campionato è ancora lungo, quindi non sarà la partita decisiva, però noi vogliamo dimostrare che siamo forti e proviamo a giocare a calcio, e poi i risultati arriveranno. Sei pronto per il sabato? Certo, allora mi manca forse un po' la ultima forza, anche per capire bene le idee del mister, però io sono a disposizione, mi sento molto bene, mi sono allenato bene a casa da solo, quindi sto bene, grazie.